La giuria dichiara vincitore della prima edizione del concorso il progetto Elmite. Andrea, Francesco e Giovanni sono tre giovani studenti della terza CTL del Badoni di Lecco che hanno vinto questo concorso di api Lecco Sondrio con Elmit. È un caschetto, come potete vedere, che è stato realizzato da loro e che ha caratteristiche molto particolari. Che cosa può fare questo elmetto? Allora, diciamo che in questo elmetto abbiamo implementato un sistema di misurazione di temperatura e umidità per consentire all'operatore che lo indossa di monitorare, diciamo, l'ambiente circostante ed essere consapevole della temperatura, diciamo, nell'area circostante. Questo elmetto, superati i 38 gradi, manda un avviso, un allarme che consente all'operatore di prendere una pausa per l'elevata temperatura. Inoltre abbiamo implementato dei LED, dei fari LED, per consentire all'operatore di lavorare anche in ambienti molto, molto bui. Niente, diciamo che siamo molto contenti e orgogliosi di aver vinto questo concorso, perché ce l'abbiamo messa tutta, diciamo, e abbiamo speso molte ore anche extrascolastiche, anche nei giorni magari di festa, per portare a termine il progetto nei giorni di consegna. E si vede, questo è il risultato. Si possono anche far vedere i faretti, vediamo, sì. Perché si può accendere chiaramente ecco qua, tutte le sue funzionalità. Vedete anche i pannelli solari che possono ricaricare la batteria. E l'avete studiato per un utilizzo particolare, nel senso che siete andati anche in una trafileria. Sì, siamo andati nell'azienda di Beri Andrea e ci ha fatto vedere i vari punti critici che ci possono essere in un'azienda come per esempio la sua, e abbiamo deciso di sviluppare questo casco Elmit appunto per ridurre al minimo i rischi dovuti a questi problemi, problematiche. Ma Elmit è stato pensato anche più in generale, non proprio solamente per le trafilerie e le aziende, ma anche per esempio per i cantieri. Appunto per questo abbiamo implementato i pannelli solari. È stato pensato per tutti gli ambienti lavorativi, i fari per i lavori notturna, per qualsiasi tipo di ambiente lavorativo, per garantire il massimo supporto all'operatore. E quindi, insomma, è uscito fuori questo prototipo che però ha tante funzionalità e può sicuramente migliorare anche la sicurezza sui luoghi di lavoro. Certamente, grazie appunto al premio che fortunatamente abbiamo vinto, questi 3.000 euro. Sempre grazie all'organico anche della scuola, alle forze superiori, i professori e la preside, cercheremo appunto di brevettare il progetto, di proporlo ad aziende che si occupano di sicurezza sul mondo lavorativo, come ad esempio la Camp o la Kong. Appunto, il casco è nato da un'idea nel mondo lavorativo di quello che era il nostro tutor Andrea Beri della ITA SPA, trafileria di Calozzo Corte, appunto nel comune limitrofo di Lecco. Il nostro casco va a risolvere o comunque ammortizzare quello che è un problema sempre più frequente, ovvero gli incidenti sul lavoro. Se ne sente parlare sempre più spesso, è un problema che appunto è veramente reale, in quanto di anno in anno gli infortuni sul lavoro sono addirittura mortali e aumentano sempre di più. Il nostro casco appunto va ad implementare la sicurezza sul lavoratore. Ragazzi, complimenti, veramente. Grazie, il progetto è bellissimo e ci avete messo tanta voglia e anche tanto cuore nella realizzazione. Grazie, complimenti. Grazie.